Oggi vi porto ad acquistare il pesce azzurro e in particolare le buone, economiche e sane alici. L'alice è un concentrato di salute, soprattutto è un concentrato di omega 3, che è l'olio in assoluto che contrasta i radicali liberi, e quindi è un olio che ci fa davvero bene, è un olio che pulisce le nostre arterie e quindi scioglie completamente il colesterolo. Quindi le alici, così come tutto il pesce azzurro, non solo deve essere un pranzo o una cena natalizia, ma devono essere presenti regolarmente, almeno una volta a settimana, in tutte le diete di tutti gli italiani. Infatti l'alice è ricca di proteine nobili, è ricca di ferro e spesso viene utilizzata per la frittura, soprattutto nella cena natalizia. È perfetta, va conservata sotto sale oppure sotto olio, oppure è usata per preparare la pasta di acciughe, ma voi comprate le acciughe fresche e cucinatele, friggetele, mangiatele anche crude, in salamoia, insomma prendetele certamente al mercato. Quando le acquistate assicuratevi che l'odore sia delicato, insomma, come dire, l'acciuga non deve, non deve dare l'odore del pesce, ma deve dare l'odore del mare, del profumo del mare. E questo è molto importante per capire la freschezza del pesce. L'aspetto dell'alice deve essere, come dire, luminoso, il corpo deve essere rigido e brillante, nel senso che se pigiamo un dito sulla parte ventrale, la carne deve poi risalire immediatamente. Le squame dell'alice devono essere quasi impercettibili e comunque molto aderenti al corpo, e soprattutto poi aprite, anche se sono piccole, le branchie, e devono avere il classico colore rosa-rosso. L'occhio dell'alice deve essere vivo, sporgente, cioè deve essere convesso e non concavo, e soprattutto deve avere una pupilla nera, non arrossata, perché quando l'alice tende a invecchiare fa l'occhio rosso, come si suol dire. Attenzione però, non confondete non confondete l'alice con l'alaccia, che è molto simile all'alice, ma è meno pregiata. Quindi vi spacciano un'alaccia, ma ve la fanno pagare come l'alice. Quindi attenzione. Come riconoscerla? Beh, è molto semplice. Dal taglio della bocca. Nelle alici la bocca va oltre la posizione delle orecchie, diciamo, mentre nella laccia non raggiunge nemmeno l'occhio, quindi è molto più piccola, e questa si capisce e si vede immediatamente. Quando prendete le alici, naturalmente sotto l'acqua corrente eliminate le squame con le forbici o col coltello, ma è meglio con le forbici, tagliate le pinne e la testa e aprite l'alice lungo il ventre, eliminate subito l'interiore e seguitate a lavare tutto sotto l'acqua corrente. Poi dopo le scolate e le mettete su un piattino facendole asciugare. Le alici è possibile conservarle in frigorifere, coperte ovviamente da una pellicola alimentare, oppure chiuse in un classico sacchetto da freezer, ma possono rimanere così soltanto uno o due giorni. Naturalmente possono anche essere congelate, lo stesso procedimento di pulizia, possono essere congelate, però per soli vanno consumate almeno dopo 3 mesi. Se acquistate il prodotto lavorato, c'è un'eccellenza particolare delle acciughe, sono le acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP, sono un prodotto eccezionale, credetemi, perché vengono lavorate secondo un'antica tradizione. Nel prodotto lavorato leggete bene l'etichetta, che deve riportare denominazione di vendita, deve riportare tutti gli ingredienti, il nome del produttore o del confezionatore o comunque del venditore grossista, deve riportare il peso ovviamente e anche deve riportare il termine minimo di conservazione. Preferite i prodotti che utilizzano pesce italiano, ovviamente lavorato e lavorato in Italia, ma come dire, date retta a me, andate al mercato, andate in pescheria e comprate le alici fresche, le lavate come vi ho consigliato e poi le cucinate come le volete. Però
nel pranzo natalizio, vi consiglio le buonissime alici fritte, magari sopra qualche scaglia di pecorino. Provare per credere.